takes me nowhere to tell you no. Ciao Peter, non ti sento da un po', così ho pensato di chiamarti. Tutto qui. Ti voglio bene. Sono tua madre. Perché la vita se ne va in un attimo. Così. Lo so, mi ripeti la stessa cosa ogni 10 anni. Gli anni spesso qui? Sì, no, non molto. Insomma, qualche volta. Come ti chiami? Gloria. Pronto? Mi stai chiedendo di uscire. Ai, ai! Togliamo ancora i lati? Un po' di più, magari, in effetti, sì, grazie. Mira bene, mira bene. Se tu fossi acqua, io sarei un bicchiere. Se fossi un piede, sarei un calzino. Non smetto di pensare a te. Quello che ho provato quando siamo stati insieme, non credevo mi sarebbe più successo. Buon compleanno, tesoro. Il mio ex marito. Sì, eravamo così innamorati. Sì, è vero, molto. Non era facile come situazione. Davvero? Ho cercato il tuo sguardo, ma ero invisibile. Chi è quest'uomo? Ti amo, vuoi capire? Allontanati dall'auto. Uno, due, tre. Questa donna è fantastica. Trattatela come merita, rispettatela. Mi chiama ogni 5 minuti. Non rispondere. Non lo farò. È lui? Sì. Oh mio Dio. Anne potrebbe morire domani. Tutti possiamo morire domani. Quando il mondo esploderà, spero di andarmene ballando. Sapete quali grandissimi attori non hanno mai ricevuto nemmeno un Oscar? Jim Carrey, ad esempio, attore davvero unico, mai neanche una nomination. Johnny Depp, nonostante varie nomination, non ha mai vinto. Bill Murray, un altro nome che vi posso fare, ha avuto solo una nomination per Lost in Translation. E Joaquin Phoenix, attore veramente eccezionale, mai niente. Però c'è tempo e non disperiamo. Ragazzi, ci trovate anche su TikTok, trovate il link qui sotto in info box. A presto!